Ecco. Cristina Ramondi, medico ricercatrice dell'Università della Sapienza di Roma, è la vincitrice della prima borsa di studio di Anna Spartacolisa Onlus. Ha presentato un progetto sulle cellule tumorali circolanti con l'obiettivo di sperimentare un nuovo metodo di analisi e di studio del carcinoma mammario triplonegativo, un tipo di tumore al seno per il quale al momento non esistono terapie efficaci. Ciao Cristina. Ciao Elena. Raccontaci che tipo di tumore è il carcinoma mammario triplonegativo. Carcinoma mammario triplonegativo, che fortunatamente rappresenta una minoranza rispetto a tutti i sottotipi di carcinoma mammario, è un tumore che viene così definito per il fatto che in questo particolare sottotipo di carcinoma della mammella manca l'espressione dei recettori per estrogeno e per progesterone, quindi dei recettori ormonali, che sono quelli che consentono, quando espressi, di mettere in atto una terapia cosiddetta endocrina o appunto ormonale, e manca anche dell'amplificazione o dell'iperespressione di R2, che è un recettore contro il quale è stata sviluppata una terapia che ha cambiato completamente la storia clinica del tumore della mammella cosiddetto R2 positivo, perché questo sottotipo di tumore, così come il carcinoma triplo negativo, è un tumore molto aggressivo dal punto di vista del comportamento clinico, ma verso il quale, essendoci appunto l'iperespressione di questo recettore che chiamiamo R2, è possibile utilizzare una terapia cosiddetta intelligente, quindi una terapia biologica che ha un bersaglio specifico che è l'R2, che ha cambiato in meglio la prognosi di queste pazienti, riportandola, quando è possibile effettuare un trattamento come quello che ho appena spiegato, ad essere simile a quella delle pazienti che hanno un carcinoma ormonoresponsivo, che è quello di solito con la prognosi migliore. Mancando perciò nel triplo negativo sia i recettori ormonali che l'iperespressione dell'R2, in questo tumore non c'è una terapia mirata che si possa a oggi scegliere, per cui l'unica alternativa terapeutica è la chemioterapia. Il paradosso in questo tipo di tumore della mammella è che, sebbene molto responsivo alla chemioterapia, quindi molto chemiosensibile, questi tumori tendono a dare delle riprese di malattia molto precoci, tra i 2 e i 3 anni è il picco delle recidive in questo tumore dal momento della diagnosi. E questo chiaramente poi condiziona negativamente la prognosi delle pazienti, perché nel momento in cui il tumore recidiva, le possibilità terapeutiche diventano sempre più limitate. Quindi direi che nel carcinoma mammario triplonegativo quello che è estremamente importante per riuscire a controllare la storia clinica di questa malattia è quella che noi oncologi chiamiamo malattia minima residua, cioè è quella malattia microscopica che resta dopo l'attuazione di una chemioterapia e che condiziona poi l'eventuale ripresa della malattia, e non è purtroppo oggi identificabile né attraverso analisi istopatologiche né attraverso indagini radiologiche standard. E le cellule tumorali circolanti, che sono l'oggetto del progetto di ricerca, rappresentano un surrogato della malattia minima residua e quindi sono particolarmente importanti per cercare di controllare in qualche modo la prognosi non proprio favorevole che purtroppo caratterizza il carcinoma mammario triplo negativo. È possibile indicare una percentuale di diffusione su scala nazionale di questo tipo di tumore rispetto ad altri tumori al seno? Sì, in generale il tumore della mammella triplo negativo rappresenta un 10-15% del totale dei tumori della mammella. E la tua idea di progetto da come è nata? Da appunto da un tuo studio in precedenza su questo tipo di tumore o da un tuo progetto di ricerca che avevi già in precedenza sviluppato?
Sì, è nato in realtà da un progetto di ricerca che è stato condotto durante il dottorato di ricerca che io ho seguito presso l'Università Sapienza. Il progetto di ricerca per il dottorato era in realtà un progetto basato sullo studio delle cellule tumorali circolanti in carcinomi mammari di diversi sottotipi, quindi non solo triplo negativo ma anche HER2 positivo o tumori che esprimono i recettori ormonali. L'idea di quel progetto era quella di cercare di capire come l'eterogeneità biologica delle cellule tumorali circolanti nei diversi tipi di carcinoma mammario potesse condizionare la sensibilità nell'identificare le CTC dell'unica metodica che oggi disponiamo per uso clinico per contare le cellule tumorali circolanti. Questa metodica si chiama Cell Search. E attraverso il progetto di ricerca che ha portato poi alla tesi per il mio dottorato di ricerca, quello che siamo riusciti a capire è che in effetti la sensibilità di questa metodica non è uguale nell'identificare le CTC in tutti i tipi di pazienti con carcinoma della mammella e il limite nella sensibilità di questa metodica è particolarmente evidente nelle pazienti con un carcinoma triplo negativo. Quindi è da questo background che poi è nata l'idea di fare un progetto di ricerca specifico sul carcinoma triplo negativo con l'obiettivo di trovare una metodica alternativa al cell search, una metodica che ci consentisse così anche in queste pazienti di identificare le cellule tumorali circolanti. È stata già avviata una sperimentazione su alcune pazienti volontari? Sì, la sperimentazione è già stata avviata, fino a oggi abbiamo avuto la possibilità di analizzare il sangue venoso periferico che 3 pazienti hanno accettato di darci per studiare le cellule tumorali circolanti e i risultati assolutamente preliminari quindi di questa ricerca ci hanno consentito di capire che in realtà esiste una metodica alternativa al cell search che possiamo utilizzare. Questa metodica si chiama ADNATEST, non consente, cosa che invece il cell search permette di fare, di contare, quindi di quantificare le cellule tumorali circolanti, ma consente di caratterizzarle da un punto di vista molecolare. E questo per noi è molto importante perché ci dà la possibilità di disporre di quella che viene normalmente chiamata biopsia liquida, cioè di una biopsia e quindi di materiale biologico che noi possiamo in qualche modo analizzare, che non è una procedura invasiva così come lo è una normale biopsia, ma viene fatta attraverso appunto un prelievo di sangue venoso periferico e quindi è una procedura facilmente ripetibile, non invasiva per le pazienti, che però a noi offre la possibilità di avere molte informazioni. Sulle 3 pazienti che abbiamo analizzato, abbiamo osservato una doppia negatività sia al cell search che all'ADNATEST per la presenza di CTC in una delle 3 pazienti, mentre in 2 delle 3 pazienti che abbiamo analizzato, al cell search le cellule tumorali circolanti non erano identificate, mentre con l'ADNATEST siamo riusciti a farlo. In un caso queste cellule esprimevano il recettore per HER2 con una evidente discordanza rispetto alle caratteristiche del tumore primitivo e nell'altro caso esprimevano un marcatore, l'ALDH1, che rappresenta un marcatore di scarsa sensibilità alla chemioterapia. Quindi anche questa è un'altra indicazione estremamente importante. Si può considerare quindi un primo passo verso la speranza di raggiungere qualche traguardo positivo rispetto a questo tipo di tumore che, come hai detto te all'inizio, è particolarmente aggressivo rispetto ad altri? Sì, noi speriamo di sì. In realtà stiamo procedendo con degli studi, diciamo, ulteriori che sono nati poi dalla idea iniziale a cui il progetto di ricerca è stato dedicato. E questi studi stanno diciamo, muovendosi verso la direzione di caratterizzare le cellule tumorali circolanti per la loro resistenza specifica ai farmaci. In questo modo noi speriamo, attraverso l'analisi molecolare delle cellule tumorali circolanti, di poter tracciare un profilo di sensibilità ai farmaci per ogni specifica paziente, con l'obiettivo quindi di arrivare ad una individualizzazione della terapia.
guardando un po' oltre, ci sono già degli